Homes di Roma Capitale sposa gli obiettivi strategici della Comunità Europea, promuovendo la transizione verde attraverso misure che permettano di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal Green Deal. Trasporto su ferro, sharing mobility, ciclabilità, mobilità elettrica, isole ambientali, distribuzione delle merci più efficiente e nuove regole per l'accesso e la sosta saranno strumenti essenziali per portare la mobilità sostenibile nel territorio di Roma Capitale dall'attuale 37% al 52%, con benefici tangibili sulla salute e sulla sicurezza stradale. La rete tranviaria è parte integrante di questo ambizioso piano. Lo scenario finale prevede circa 124 chilometri di nuove tranvie, 71 dei quali già progettati e 32 di questi anche finanziati. Di altri 40 chilometri sono già cominciate le progettazioni ed altri 20 chilometri di connessione con altre zone ad alta densità abitativa lo saranno nei prossimi anni. I 121 nuovi tram, già acquistati dall'amministrazione comunale, andranno a rafforzare la flotta esistente e a servire le nuove linee. Il servizio attraversa tangenzialmente tutto il quadrante est della capitale e con i suoi 9 chilometri e le 21 fermate crea una connessione diretta tra la fermata Ponte Mammolo della linea B e quella Subaugusta della linea A, attraversando in rapida successione via Tiburtina, via Prenestina, via Casilina e via Tuscolana. All'altezza di via Prenestina scambierà con lo storico tram 14 verso Termini e sulla via Casilina con la tranvia Termini Tor Vergata già finanziata. Nel frattempo, l'amministrazione sta lavorando per realizzare ulteriori connessioni su ferro tramite la tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo ad est e la tangenziale tranviaria Marconi-Parco Appiantica Subaugusta a sud, entrambe in fase di progettazione. Da Ponte Mammolo a via Collatina Vecchia, il tracciato del tram sarà affiancato dal GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette. La realizzazione della linea Togliatti rafforza il ruolo di hub intermodale di Ponte Mammolo, che ad oggi consente lo scambio con il servizio della metro e il trasporto di superficie urbano ed extraurbano ed in futuro con la tranvia Verano-Ponte Mammolo. Il nuovo capolinea sarà realizzato in adiacenza al nodo intermodale e sarà occasione di importante riqualificazione urbana dell'area. I percorsi pedonali protetti verso la metropolitana, i nuovi attraversamenti di Viale Palmiro Togliatti, le nuove pensiline ed il piccolo terminal deposito costituiranno gli elementi di un totale ridisegno del nodo, orientato alla pedonalità, alla sicurezza, alla maggiore accessibilità al trasporto pubblico, con uno sguardo attento all'informazione all'utenza. La fermata Togliatti sarà realizzata sul cavalcavia ferroviario esistente e costituirà il nodo di scambio con la linea ferroviaria FL2 Roma-Tivoli. Qui saranno realizzate due nuove rampe di discesa verso la Prenestina. Le fermate lungo viale Palmiro Togliatti saranno realizzate per lo più in corrispondenza dell'attuale corsia preferenziale, lasciando a verde lo spazio centrale. Gli spazi di fermata saranno riqualificati attraverso l'adeguamento dei percorsi pedonali e ciclabili e le sistemazioni del verde pubblico. Il passaggio sotto l'acquedotto Alessandrino rappresenta uno dei tratti più iconici della linea e al contempo uno dei più complessi dal punto di vista progettuale. Qui il progetto è pensato per minimizzare l'interferenza con le preesistenze archeologiche. Le vetture tranviarie percorreranno la tratta alimentate dalle sole batterie, senza rete aerea. Il posizionamento della fermata Casilina in prossimità della futura linea tranviaria a Termini Tor Vergata e a breve distanza dalla fermata Parco di Centocelle la rende uno dei nodi di scambio più rilevanti della linea, progettato con attenzione particolare ai flussi pedonali e alla connessione con i servizi di trasporto circostanti. Il capolinea, collocato in prossimità dell'intersezione tra via Orazio Pulvillo e piazza di Cinecittà, costituisce un rilevante nodo di scambio con la stazione Subaugusta della metro A e con le linee bus di collegamento con i quartieri limitrofi. Un progetto orientato a migliorare l'esperienza di viaggio, a ricucire i quartieri,
a potenziare i nodi di scambio, a riqualificare le aree attraversate, attento alle preesistenze archeologiche ed integrato con la rete ciclabile della città.